E puoi raccontare una storia in 10 secondi? 6 secondi? 3 secondi? Delle storie che svaniscono? Che bel cane! Ma dai, se vuoi davvero perderti in una storia, devi farlo nel modo e nel posto giusto. Aspetta un attimo. Azione! Non così. O così. O così. Di sicuro non così. Le grandi storie sono quelle in cui puoi perderti, ma non puoi farlo così. Ciao, papà. No, perdersi davvero in una storia vuol dire niente suoni, notifiche, niente click, swipe up, mi piace. L'importanza del cinema in sala significa che vedere un film, 2 ore seduti in un cinema, con la sala buia, con il suono coinvolgente, le poltrone molto comode, non è solo una delle rare occasioni in cui finalmente ci dimentichiamo tutto quello che c'è fuori e quindi non veniamo continuamente distratti come ci succede sempre, quindi non riceviamo telefonate, nessuno ci chiama, nessuno ci distrae, non abbiamo nessuno da seguire, ma soprattutto è una cosa che proprio per questo fa bene alla salute. Sembra un po' un'esagerazione, ma non è così, perché come The Space e come View abbiamo anche commissionato una ricerca con l'Università di Londra. Abbiamo messo 40 persone in una sala a vedere un film, monitorando il loro battito cardiaco, i loro impulsi cerebrali, e ci siamo resi conto di come non solo dopo un po' tutti i loro battiti cardiaci fossero addirittura all'unisono, ma e quindi stessero vivendo un'esperienza collettiva, ma come anche questo tipo di attività fosse assimilabile a un'attività di cardio leggera, quindi ad una cosa che fa proprio bene alla salute, proprio perché in quel momento non c'è altro a cui pensare. E oggi non succede da nessun'altra parte, o quasi. Quindi Get Lost racconta proprio questo. Io penso che sia l'arte, teatri e cinema debbano fare la loro parte, soprattutto in questo contesto in cui diciamo, siamo sempre connessi, sempre di fretta, sempre raggiungibili. Invece l'esperienza del grande schermo, l'esperienza, diciamo, del buio della sala, l'emozione dei suoni è qualcosa che ci dà l'opportunità a tutti di poter vivere 2 ore di grandi magie. E per questo abbiamo anche deciso diciamo, di ampliare i nostri progetti di ristrutturazione, quindi ne abbiamo in cantiere alcuni cinema quest'anno, altri cinema verranno ristrutturati il prossimo anno, non solo all'interno, ma verranno ristrutturati anche all'esterno, quindi ci saranno alcuni cinema che vedranno la sostituzione degli impianti di aria condizionata e l'installazione dei pannelli, perché pensiamo che anche l'esercizio debba fare la sua parte per quanto attiene, diciamo, l'aspetto green, e su questo c'è molto interesse anche da parte del governo italiano.